La sequenza si pone in un momento centrale dell'intreccio del film, subito dopo l'avviso di garanzia per associazione mafiosa e poco prima dell'interrogazione della Giunta del Senato per decidere sull'autorizzazione a procedere nei confronti di Andreotti. Una confessione a cui seguirà un interrogatorio, due momenti in cui il protagonista dovrà difendere la sua verità. Vediamo un attimo, vediamo nel dettaglio come viene costruita la sequenza. Allora, innanzitutto notiamo la presenza in campo dell'apparato filmico. Le luci di scena vengono inserite all'interno dell'inquadratura anziché restare fuori campo, quelle stesse luci che poi spegnendosi oscurano il volto di Andreotti. Quindi questa scelta denuncia fin da subito il carattere metacinematografico della sequenza, una sorta di film nel film, o meglio un'interferenza di quelle che sono le rappresentazioni, le forme di rappresentazione neotelevisive, in particolare l'esposizione del privato tipica del reality show, all'interno della rappresentazione cinematografica. Si tratta, secondo me, della costruzione di un modello figurativo che cita in qualche modo quello del confessionale, della confessione. Gran parte della sequenza è costruita su un montaggio di campi e controcampi tra il volto di Andreotti e una serie di immagini che utilizzano gli stilemi dei filmati d'epoca, filmati muti, girati in bianco e nero, l'unica nota di colore sono i fiori del cimitero, che ci mostrano appunto un giovane Andreotti che passeggia al verano con la sua futura moglie Livia. Nelle inquadrature in cui Andreotti è in campo predomina la frontalità, ottenuta con una serie di lenti movimenti di macchina, di primi piani e di sguardi in macchina, ovviamente. A livello delle strategie enunciative si attua una presa in carico del discorso da parte del soggetto enunciante, innanzitutto attraverso lo sguardo in macchina, che dà del tu e che di conseguenza presuppone un io, e a livello verbale attraverso l'alternarsi di debraiage e imbraiage, pronominali e attanziali. La scena però si libera del confessore, che viene incluso almeno a livello figurativo, che viene incluso all'interno del discorso del penitente, il quale non solo chiama in causa direttamente il sistema di regole a cui vuole conformarsi, ma si spinge oltre, asserendo una condivisione piena tra il suo sapere e quello della legge divina. Questo Dio lo sa e lo so anche io. Le responsabilità possono essere prese in considerazione all'interno di un discorso politico e perciò sanzionate negativamente attraverso la destituzione dalle cariche politiche e la condanna giudiziaria. Ma il mandato divino di cui Andreotti si fa portatore interprete anche sul piano dell'azione politica lo giustifica. In questo modo si assiste al completo adeguamento del soggetto del fare al sistema dei valori religiosi da parte del soggetto destinante. In questo modo Andreotti può assolversi, può confessarsi e assolversi. Si delinea, non ho avuto il tempo di dimostrarvelo, ma sono molti i momenti in cui ci sono delle confessioni, e per questo si può delineare un'evoluzione della forma di confessione, della confessione che attraversa tutto il film e sfocia in questa sequenza. Se nelle scene precedenti non c'era mai stata un'assoluzione, segno evidente che Don Mario, più che essere il confessore, rappresenta un confidente a cui bisbigliare i propri segreti, adesso la confessione si realizza attraverso un forfait del suo stesso programma narrativo. Il discorso politico quindi viene sanzionato a livello del discorso religioso e in questo modo i due piani risultano indistinguibili. Quindi un potere che sceglie di adottare una tecnologia di costruzione della soggettività per piegarla ai suoi obiettivi, l'immobilità, l'accentramento, la stasi. Andreotti si conforma, ma non per assumersi delle responsabilità, quanto piuttosto per accettare una postura del potere che promuove la connivenza, la complicità e si giustifica sul piano del discorso divino. In un testo pionieristico sulla semiotica del discorso politico, Fabri e Marcarino individuavano come orizzonte di indagine da affiancare a quello sulle modalità di organizzazione delle pratiche discorsive, i discorsi pubblici e mediatici dei politici, anche, cito, un'analisi della pratica sociale sulle regole di applicazione delle regole, quindi sulle condizioni e restrizioni entro le quali i discorsi si programmano e sono orientati secondo una necessità di conservazione del potere. Fine della citazione. L'analisi della sequenza ha portato allo scoperto le mire di conservazione del potere, che a livello discorsivo e semionarrativo hanno mostrato il sovvertimento della confessione. Se il programma politico è la lotta per il potere, allora la modalità del potere non sarà tanto uno strumento pragmatico per passare dalla competenza alla performance, quanto piuttosto un valore in sé, da preservare e mantenere a tutti i costi. La strategia della tensione diventa strategia della sopravvivenza,
Cambiando il punto di vista sulla sintassi e sulla semantica del discorso politico, la tensione tra parti sociali e estremismi politici si traduce in stabilità, in una strategia conservativa. Ecco come il potere, in quanto modalità del potere, appunto, si rafforza.